Grazie. Questo è il bracciale bangle che ho creato ieri sera usando la tecnica netted, però ho cambiato il numero, cioè no, il numero, sì, a parte il numero delle rocaille fin dal primo giro, ma la misura delle rocaille, perché queste sono 8-0. I mezzi cristalli sono da 4 mm, sempre comunque sono questi qui. Questi qui sono. Ok, questi sono i mezzi cristalli che ho utilizzato. Poi ho utilizzato un filo di nylon da 0,20. E niente, vi faccio vedere solamente l'inizio perché mi hanno chiesto, la mia amica Antonietta mi ha chiesto come fare, e allora cercavo di spiegarglielo così scrivendo i vari passaggi, però forse è più capibile vedendo i passaggi, diciamo direttamente con i vostri occhi. Questo è il bracciale, è veramente. Stupendo, anche perché io bangle così non ne ho visti su YouTube, cioè non mi pare che ce ne siano. Ho cercato ieri sera, ma tutti quanti avevano la chiusura. Poi giustamente sono tutti fatti con le perline piccole, e mentre questo è proprio particolare fatto con le perline grandi per dare una, come si dice, una corposità al lavoro, è proprio fatto apposta. Quindi ecco, vedete, diciamo, gli intrecci sono uguali, cioè quelli della tecnica netted. Infatti ho preso spunto dal lavoro del bracciale tecnica netted di Marilou, però poi sono andata un pochino, diciamo, avanti con quello che volevo realizzare io, e da cosa nasce cosa, e questo è il mio bangle. Ok, allora adesso vi faccio vedere l'inizio, anche perché mi sono rimasti, cioè era piena, cioè piena, insomma, erano un bel po', solo questi mi sono rimasti. Quindi per iniziare ce ne servono comunque 4 e li andiamo ad inserire sul nostro ago. Io sto usando un ago, quello con l'occhio centrale, proprio perché il filo è 1,020 e sinceramente non mandava di stare lì a cercare di fare entrare un ago in misura 10. Allora chiudo a cerchio i miei 4 mezzi cristalli in questo modo. Quindi, vabbè, tanto questa farà sempre parte dei miei tutorial, come si dice, il filo, quello della fotocamera. Chiusa a cerchio, andiamo a fare i nostri nodini. Aspettate, allora chiudete a cerchio e poi fate 2 nodini e ripassate nella lavorazione. Devo abbassare un attimo, c'è troppa luce oggi. Ieri era un tempo da neve, un freddo della miseria, oggi è primavera. Quindi va bene, facciamo così. Chiudete il cerchio, fate 2 nodini e ripassate 2 volte nella lavorazione, e poi andiamo avanti. Qui, quindi prendiamo le nostre 8-0. Perché tanto le perline 8-0 sono le uniche perline che useremo, non ne useremo altre. Quindi quindi uscire da uno dei mezzi cristalli in questo modo e inseriamo una rocaille 8-0. Ci andiamo ad inserire nel mezzo cristallo successivo in questo modo, e dobbiamo farlo per tutti e 4 i lati, sì, i lati. Quindi
così. E così. Ok, questo è quello che otteniamo. Quindi sono primo giro solamente i mezzi cristalli chiusi a cerchio, poi secondo giro inseriamo un rocaio 80 negli spazi. Adesso usciamo da una rocaio 80, usciamo da una rocaio 80 e inseriamo sul nostro ago 3 rocaille 80 e ci inseriamo nella rocaille 80 successiva, così andiamo a creare un archetto formato da 3 rocaille. Quindi per tutti i lati dobbiamo fare in questo modo: 3 rocaille 80 e ci inseriamo nell'80 seguente. Facciamo così fino alla fine del giro, inserendo gli ultimi 3, quindi le ultime 3 rocaille, e rientro nelle prime 2 del giro precedente, in questo modo. Adesso riprendiamo i nostri mezzi cristalli. Ok, quindi usciamo da questa rocaille, vado a prendere un mezzo cristallo e rientro nella rocaille centrale successiva, così, e tiro di nuovo un mezzo cristallo e rientro nella rocaille centrale dell'archetto centrale successivo e tiro. Allora, aspettate che tirato troppo, se n'è andato via. Poi, una volta che tiriamo bene il nostro filo, vedete, si vanno a posizionare i mezzi cristalli. Quindi dopo diventa la classica lavorazione netted, solamente che cambiando un po' sia il giro iniziale che il numero delle rocaille, numero e la misura del rocaille viene in questo modo. Quindi tiriamo bene tutto, ecco qua, e questo è quello che si viene a creare. Ok, che poi praticamente se vogliamo fare dei distanziatori in questo modo possiamo fare anche dei distanziatori un pochino più grandi, perché poi hanno un bel foro largo, vedete? Quindi andiamo avanti adesso. Allora, sto uscendo da questa 80. Se volete potete ripassare nel primo mezzo cristallo, nella prima rocaille che trovate successivamente, in modo da compattare un po' la lavorazione. Poi, quindi esco da questa rocaille, di nuovo vado a prendere 3 80, quindi 1 2 e 3, e mi vado ad inserire nella 80 successiva in questo modo, così. E tiriamo. Quindi praticamente noi dobbiamo andare avanti così con la lavorazione. Quindi 3 8 0 e poi dopo dobbiamo inserire i 4 mezzi cristalli, cioè dobbiamo farlo per la lunghezza desiderata, anche perché questo, non avendo chiusura, ecco, vedete, deve passare attraverso la mano in questo modo, cioè è figo. Cioè, ho lasciato ancora il filo perché devo ripassare ancora tra le perline. Quindi poi facciamo il bracciale della lunghezza desiderata, poi finiamo con un giro di rocaille, in modo che abbiamo
la gabbia per chiudere. Adesso cerco di farvi capire. Allora, dov'è la chiusura? Allora, quando voi andate a congiungere le due parti, la prima parte sarà quella iniziale in cui ci saranno i mezzi cristalli che sporgono un po'. Dall'altra parte voi dovete creare l'ultimo giro con le tre rocaille su tutti i lati, quindi praticamente vi viene questa gabbietta, insomma, così. Noi dobbiamo fare altro che unire la parte finale alla parte iniziale e andare a cucire tra le perline. Quindi la 8-0 centrale la dovete andare a... Caspita, era più facile farvelo vedere invece di chiuderlo, non ci ho pensato. Comunque vi dovete muovere, diciamo a zigzag, tra le perline, quindi la parte centrale di questa andrà sulla questa parte qui, così. In questo modo, e in modo, vabbè, a parte che poi insomma lo sapete fare un po' la chiusura in questo modo, cioè è semplice. Magari a spiegarvelo senza farvelo vedere è più un casino, però voi proseguite la lavorazione del bracciale e poi a chiuderlo è un attimo, dai, non è così difficile. E secondo me è anche molto più bello. Niente, va bene. Adesso vi faccio vedere qualche altro giro senza che chiacchiero in continuazione. Mattina sono logorroica, non si sa perché, perché c'è il sole probabilmente. Ieri ero una morta. Ok, quindi così. Così. Quindi ho inserito tutte le mie 8-0. Adesso faccio lo stesso lavoro di prima, risalgo nelle prime due 8-0 in questo modo. Andiamo a prendere un mezzo cristallo e ci inseriamo nella rocaille 8-0 centrale successiva. In questo modo. Ecco, così vedete, non ho un peccato, non ho altri mezzi cristalli. Avevo preso una confezione da 1400 pezzi da Hobby Berline un anno fa, poi non li avevo utilizzati tutti, mi erano rimasti un bel po'. E ieri sera li ho utilizzati per farmi il bracciale. Che poi insomma sarebbe bello anche farlo due di un colore, quindi due di un colore e due di un colore. Così quando poi andiamo a creare questa gabbia con questa rete con le 8-0. Ci risulta un lato di un colore, uno di un altro, insomma. Ecco qua, questo è il lavoro che prende vita piano piano. Prende forma perché prende vita, Madonna santa, non si muove mica da solo. Va bene. Prende forma in questo modo. Quindi io adesso vado avanti un pezzettino per farvi vedere come viene. Ok, vi dirò tra poco. Qui ragazze, ho realizzato un pezzettino di tubolare per farvi vedere come viene con le rocaille 8-0. Quindi niente, vi lascio ai vostri bracciali e nulla, questo è solamente un mio modo di realizzare il bracciale bangle. Poi volevo farvi vedere questo che ho realizzato, se non sbaglio, una domenica scorsa.
praticamente con rivoli da 16, poi ci sono bicono cristal a B2x e bicono Swarovski, sempre Swarovski, questi qui blu elettrico che sono, non mi ricordo il nome, ma sono bellissimi. Quindi il prossimo tutorial è, cioè uno dei prossimi, praticamente ci sarà lui, questo ciondolo che poi non è grandissimo e non è pesante, quindi possiamo utilizzarlo anche come orecchino. E poi un'altra cosa un po' strana, particolare che ho realizzato è un orecchino pendente, molto leggero, realizzato con le daghe e le rocaille. Quindi volevo realizzare il tutorial se vi piace anche di questo e nulla. Niente, vi lascio con questo, con questi due progettini e fatemi sapere se vi piacciono in modo che poi vi creo il tutorial. Niente, oggi sto chiacchierando come una matta, mi sto impaperando e ragazze con questo, il mio casino, va bene, perché qui c'ho ancora perline di vecchi progetti da togliere, ma non ci riesco mai perché poi ce n'ho nell'altra stanza, ce n'ho un altro tavolo a mia disposizione, cioè a disposizione per lavorare, quindi questo ogni tanto me lo scorto e sta ancora tutto quanto lì. Va bene, basta, non chiacchierò più, vi saluto, un bacione a tutte e grazie per aver apprezzato, per i vostri apprezzamenti sul mio bracciale Bangle, yeah. Ok, ciao a tutti.